Siamo qui per parlarvi un po' della storia della Gibson e in più farvi ascoltare un po' queste chitarre come suonano. Allora, la 58, prima di arrivare alla 58, qui abbiamo una Les Paul 57, appunto si chiama così 57 perché nel 57 la Les Paul si può dire che è nata. Nel 57 sono nati gli humbucker, il Tunomatic e lo Stop Bar. E la chitarra era gold, quindi la Les Paul dal 52 al 57 è sempre stata gold dorata. Prima del 57 non avevamo gli humbucker, avevamo altri pickup che si chiamano P90 single coil e l'humbucker brevettato e inventato dall'azienda Gibson non è stata altro che un'invenzione, una miglioria del P90 e inconsciamente è stato inventato un microfono che ha fatto la storia proprio nella musica del rock. Dopodiché, quando è nata la Les Paul 57, nel 57, la Les Paul loro hanno pensato, ma perché non far vedere la bellezza di questi legni, visto che usiamo l'acero e l'acero nasconde tante belle, diciamo, tante belle figure. Quindi nel 58 è nata la prima Les Paul Sunburst. Sunburst quindi ha due colori, rosso e va a sfumare sul giallo e possiamo notare le venature. Dopodiché nel 59 abbiamo un'altra Les Paul, si chiama Les Paul 59 perché nel 59 è nata la Les Paul con le venature, quindi hanno usato l'acero fiammato per far vedere appunto la bellezza dell'acero. Dopodiché nel 60 abbiamo avuto altri cambiamenti nella Les Paul. Nel 57 il manico era bello grosso, bello robusto, quindi se noi impugniamo questa chitarra possiamo sentire appunto il manico bello robusto. Nel 60 invece c'è stato un altro cambiamento. Oltre al top dell'acero fiammato della chitarra hanno assottigliato il manico appunto per i chitarristi solisti e niente, questa chitarra anche se sembra una chitarra diciamo usata, in realtà è una chitarra nuova, è stata diciamo invecchiata, c'è un procedimento particolare, tutta fatta a mano. Questa chitarra viene chiamata Les Paul 57 VOS, VOS sta per Vintage Original Specs. Vintage Original Spec, ciò significa che la chitarra è stata fatta con le stesse identiche caratteristiche della chitarra del 1957. Ad esempio, se noi apriamo addirittura qui dentro possiamo vedere i condensatori degli anni 60, quelli grossi. Non è per me. Quindi questa chitarra, se noi la mettiamo in confronto con una vera chitarra del 1957, praticamente identica, è stata fatta con le stesse identiche caratteristiche della chitarra del 57.